E siamo al 23 di dicembre, a 2 giorni dal Natale, e la carta della settimana è l'asso di bastoni. Non so perché sto dicendo questa cosa, come se ci fosse un sottointeso magico, però forse perché amo condividere la carta della settimana con te. Ora, la parola chiave, anche se l'asso di bastoni potrebbe rapportarci un po', no? L'albero di Natale e via dicendo, però io voglio continuare a lavorare sulle frequenze dei tarocchi e rimanere proprio sul basico e dire l'asso di bastoni ci introduce in un percorso creativo e fatto con passione. Vediamo insieme, creativo. Allora, molto spesso il nostro sé superiore, la nostra anima ci mostra quel progetto, quella strada che finalmente possiamo iniziare a fare, ma non lo facciamo perché, eh no, perché è troppo alternativa. Cioè io sento che è la mia strada, però mi sembra così fuori moda o fuori dalla moda comune o fuori dall'intelligenza comune, dove per intelligenza intendo l'idea di percepire la realtà del gruppo. Allora ci pensi, ti scoraggi e non la percorri, ma non capisci che chi ci sta perdendo sei tu. Quindi quando poi, tempo 2 o 3 mesi, cominci a avere delle piccole depressioni, delle piccole situazioni che non riesci a risolvere o delle problematiche che in realtà poi nella loro piccolezza diventano sempre più grandi, e il discorso non è la sfortuna, il discorso è che tu hai deciso di percorrere un sentiero, un cammino che non è il tuo. Quindi l'asso di bastone ti dice: oh, per quanto possa apparire bizzarro e più, volessi che quella è la tua strada. Ed è proprio quella che devi percorrere. E poi c'è la passione, abbiamo detto. Quindi la passione significa che molto spesso, e paradossalmente sulla pagina Facebook ne abbiamo parlato la scorsa settimana, se la passione non è tutto per mandare avanti un progetto, la passione è tanto per iniziare, per inquadrare, per muovere i primi passi, perché i primi passi è vero che non ti portano al traguardo, però ti fanno muovere, ti iniziano ad incanalare. Infatti, l'asso dei bastoni ti inizia a incanalare su una strada che poi ti crea passione e che ti può piacere. Ecco perché il grande consiglio che ti do quando guardo questa carta è quello di cogliere anche magari il clima festivo, dove le persone che ti demotivano attorno sono distratte, e di iniziare il tuo percorso anche in modo silente. Perché sai, quello poi ti porta a una condizione, a mio avviso, estremamente positiva, affine a chi sei, a che cosa vuoi. E quando poi quelle stesse persone ti guarderanno e ti diranno sei stato fortunato, in realtà dietro la tua fortuna non si nasconde l'asso di bastoni, ma si nasconde il duro lavoro, il credere in quello che stai facendo e l'essere mosso dalla passione.